sono sempre l'avvocato stanco. Allora, scusate, ma a me mi viene sempre una voglia incontenibile di svegliare la gente, perché la gente si deve svegliare. Allora, qui ci accusano di essere, di immaginare i complotti. Allora, ora vi racconto una cosa, poi mi dite voi chi sono i complottisti. Nel 98 abbiamo chiesto che venisse fatta una legge per obbligare le ASL a informare i cittadini dell'esistenza della possibilità di fare domanda di indennizzo, e quindi abbiamo chiesto che questa legge venisse fatta. La legge venne approvata dalle Camere e mandata al Presidente della Repubblica per la ratifica. In questa legge era anche previsto che tutti i danni provocati dallo Stato sarebbero stati pagati dallo Stato fin dalla data dell'evento. Siccome ci volevano molti soldi, in questa legge c'era una piccola norma, un rigo. In questo rigo c'era scritto che per poter pagare i danni da vaccinazione accertati sarebbe stato fatto un prelievo forzoso sui bilanci delle case farmaceutiche che producevano i vaccini. Allora, il Presidente della Repubblica facente funzione in quel momento, tale Scognamiglio, pensò bene di rimandare la legge alle Camere dopo che era stata approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato, dicendo che la forma di finanziamento della legge non era idonea. Non si poteva chiedere alle case farmaceutiche di contribuire a pagare i danni da vaccinazione. Allora, chi è il complottista? Chi sono i complottisti? Oggi noi abbiamo una legge in cui i danni da vaccinazione, se qualcuno ha la fortuna di vederseli riconoscere dopo enormi cause, se li vede pagare dalla collettività, cioè siamo noi stessi che paghiamo la colpa degli altri. Quando in America poi leggo che per una neoplasia da borotalco sono stati fatti pagare alla casa produttrice, alla roba, 72 milioni di dollari, dico, ma un danneggiato da vaccino in Italia vale così poco, fa tanto schifo che deve prendersi solo l'indennizzo mensile? Allora, abbiamo esonerato volutamente tutte le case farmaceutiche dal pagare qualche cosa, e poi stiamo a dire che invece le case farmaceutiche qui non c'entrano niente. Ma è chiaro che li vogliono vendere tutti da noi i vaccini, perché è l'unico stato del mondo dove non pagano nulla se sbagliano. Allora, sempre per cercare di svegliare gli italiani, volevo far presente che il Presidente della Repubblica si è permesso di dire che chi parla di danni da vaccini dice le bufale. Allora, è irresponsabile, dice le bufale. Allora, io vorrei capire... Questo era riferito a me? Ma non solo... No, Mattarella lo ha riferito a me questo discorso? No, mo senti, il problema è che lo ha riferito a se stesso. Perché se lui è stato presidente della Corte Costituzionale, dove noi abbiamo vinto 3 cause per i danni da vaccini, come fa, una volta che è uscito alla Corte, fa il presidente a dire che i danni non esistono? Ma si rende conto di che cosa dice? Cioè, mette in discussione le sentenze dell'organo giudiziario di cui lui era presidente. Qui siamo al sovvertimento dell'ordine costituito, è inaccettabile, se ne deve andare questo. Sì, Franceschi Nite, non so come la vogliamo chiamare, ma insomma, mi sembra che questo negazionismo ad oltranza da parte del Presidente della Repubblica vada assolutamente stigmatizzato. E poi, se dobbiamo mettere dei moduli sui siti, io direi di mettere un'intimazione di licenziamento e di sfratto per il Ministro e per il Presidente, che se ne vadano a casa, ci hanno scocciati.